Le nuove migrazioni è il tema del corso di formazione promosso dalla cooperativa sociale Badia Grande e rivolto agli operatori dei progetti della rete di accoglienza e integrazione dei comuni di Marsala, Alcamo, Valderice e Palermo. La giornata formativa hanno relazionato Anna Maria Fantauzzi, docente di antropologia medica e culturale all'Università di Torino e presidente dell'associazione Onlus Praticare, che si occupa delle missioni umanitarie in Italia e all'estero, e Lorena Tortorici, coordinatrice progetto SAI Marsala. In questo corso di formazione stiamo parlando dell'odierna migrazione, di quelli che sono i traumi post bellici provenienti soprattutto dalla situazione dell'Ucraina e dell'Afghanistan e di quali siano anche le nuove forme di schiavitù. È cambiata la cultura della migrazione, sono persone che non avrebbero mai voluto lasciare il proprio paese, che lo vedono completamente distrutto e che cercano nell'Italia un vero e proprio rifugio. Sicuramente come operatori che lavorano nell'ambito dell'assistenza della migrazione bisogna essere pronti ad accogliere profughi di questo tipo che sono segnati probabilmente a vita proprio dal trauma bellico. La cooperativa Badia Grande ha una collaborazione con la professoressa Fantauzzi, che è presidentessa dell'associazione Praticare ormai da anni, e oggi abbiamo pensato di organizzare una formazione rivolta a tutti gli operatori dei progetti SAI e del comune di Marsala, del comune di Alcamo, Valderice e Palermo, proprio per affrontare le nuove migrazioni e prepararci al meglio per l'accoglienza degli afghani e degli ucraini. Tra l'altro il progetto SAI di Marsala avrà dei posti appunto a disposizione grazie ad un ampliamento progettuale rivolto proprio all'emergenza Afghanistan e Ucraina, e già a partire dalla prossima settimana arriveranno i primi nuclei afghani.